Questo tema è molto complesso e da un certo punto di vista particolarmente interessante, perché ad esempio mi verrebbe da dire, per non rubare troppo tempo, abbiamo un obiettivo e tantissimi protagonisti, perché la coesione sociale non è qualcosa che può essere realizzato, tra virgolette, dai pubblici poteri, dalle istituzioni o viceversa esclusivamente dal protagonismo sociale. Questi elementi sono tutti necessari per ottenere quel risultato e probabilmente abbiamo dei modelli di governance, abbiamo delle modalità di far stare insieme questi soggetti che non sono i più adatti a realizzare questo tipo di risultato. Quindi lavorare per la coesione sociale significa anche immaginare dei modelli di relazione, dei modelli di governance, dei modelli di partecipazione, delle forme di democrazia e di cittadinanza attiva tali da consentire l'effettivo perseguimento di questo obiettivo con la partecipazione responsabile di tutti i soggetti. Io credo che ad esempio da questo punto di vista sia un grande tema sul piano culturale. L'idea fortemente radicata di una condizione fondata su due pilastri, lo Stato e il mercato, e che da una parte la parte della collettività, della comunità, della parte tra virgolette che coinvolge tutti noi è delegata alle istituzioni, quindi allo Stato. Dall'altra parte ognuno di noi la propria vita, il proprio privato, se lo gestisce, tra virgolette, nella relazione col mercato. E io credo che questo sia un clamoroso, gigantesco equivoco che abbiamo costruito nell'arco del tempo. Non siamo riusciti a trovare un posizionamento corretto della società dentro questo binomio. Ma io faccio sempre la banalissima esempio: esci di casa, trovi la bottiglia di plastica sul marciapiedi, la prima cosa che ti viene in mente è com'è che il comune non ha ancora spazzato. Ma la domanda giusta non è mica quella, la domanda giusta è chi è quel cretino che ha buttato lì le bottiglie. Ma nella nostra testa non parte la domanda chi è che ha buttato lì le bottiglie, parte sempre la domanda perché il pubblico, l'istituzione, non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare, il che vuol dire che il nostro impianto è un impianto che viene separato da queste due cose, non trova mai la forma e la modalità per assumere su di sé un pezzo della responsabilità. Io credo che questo sia il tema che abbiamo davanti, come costruire delle infrastrutture che consentano effettivamente la partecipazione, la responsabilità sociale, il protagonismo dei cittadini, perché non basta dire lo vogliamo, la risposta è ma come diavolo si fa a farlo? Come è possibile realizzare questa condizione? E allora è di questo che stiamo parlando oggi. Abbiamo l'obiettivo, abbiamo lo Stato e il mercato, abbiamo la società che si organizza, abbiamo il terzo settore, il volontariato, l'associazionismo, abbiamo tutte queste modalità di cittadinanza attiva, dinamica, partecipativa, responsabile dei cittadini. Bene, io credo che oggi sia necessario fare un grande sforzo in questa direzione, trovare delle forme che ci aiutino a evitare la logica secondo cui, da una parte, quando lo Stato non ci arriva perché non ha i soldi e quando il mercato non è interessato perché non ci si guadagna, allora interviene la società. Io credo che questa non possa essere la logica deve essere quella di una progettazione della partecipazione sociale, una politica che prevede nelle sue dinamiche il ruolo che la società può esercitare e quindi la programma, la tiene dentro le logiche della decisione, non l'aggiunge alla fine, la rende efficiente ed efficace, fa in modo che sia una parte sostanziale del come noi le cose le impostiamo. Quindi io credo che la coesione sociale possa trarre un grandissimo vantaggio da questo punto di vista, lo possa fare appunto se si fa la domanda quali sono le infrastrutture sociali capaci di mettere in relazione i cittadini e farli diventare protagonisti della vita della loro comunità. Io credo che questo sia un tema molto importante, noi stiamo provando a realizzarlo attraverso la riforma del terzo settore, ma in generale cercando di produrre condizioni, ad esempio, di attivazione, di politiche attive. Noi veniamo da una storia dove troppo spesso a fronte di un problema siamo intervenuti attraverso un sussidio monetario, abbiamo cercato di rendere sopportabile la condizione a quei cittadini che avevano un problema, ma il problema noi non lo risolviamo dicendo ti rendo sopportabile la tua condizione, il problema lo possiamo risolvere se aiutiamo quei cittadini a uscire da quella condizione. Sei senza lavoro, ti aiuto a trovare un lavoro.
aiuto ad avere un reddito per sopportare la tua condizione di disoccupato, perché se la logica è ti aiuto a sopportare la tua condizione, induco fenomeni che sono distorsivi, comportamenti che non sono quelli più utili e più positivi. Quindi noi abbiamo bisogno anche di cambiare le politiche e l'allocazione delle risorse dentro una dinamica appunto di politica attiva.